nelle ultime settimane si è assistito a un allargamento dello Stato islamico, perché alcuni stati dove tradizionalmente già esistono gruppi di estremisti, come può essere la Nigeria, in alcuni casi la Tunisia, in particolar modo adesso l'Algeria, hanno aderito formalmente, alcuni gruppi di questo tipo hanno aderito formalmente allo Stato islamico. Questo allarga il campo del califfato di al-Baghdadi, ma come si vive in questo califfato e soprattutto come vivono le persone assediate da questo califfato? In questi giorni ne abbiamo parlato con il vescovo di Aleppo. Aleppo è una città siriana bellissima. Attualmente distrutta appunto dai bombardamenti della guerra civile che in Siria va avanti ormai da 4 anni ed è assediata proprio dal califfato. Il califfato si trova a poco meno di 15 km e ha distrutto tutto nella zona. Parlandone appunto col vescovo di Aleppo, che si chiama Abu Kazen, gli abbiamo chiesto cosa significa e cosa fanno loro, come vivono loro. E lui ci ha raccontato che l'unica cosa che insieme la comunità cristiana, la comunità musulmana e le forze regolari siriane, che sono pres ancora presenti intorno ad Aleppo, ma sono poche, l'unica cosa che tengono in piedi è l'università. Un'università che è enorme, che conta 200.000 studenti, musulmani, cristiani di altre minoranze, femmine, maschi, tutti insieme con i professori, anche i docenti sono sia cristiani sia musulmani, e viene tenuta in piedi, mi spiegava, per un'unica ragione, e cioè che quando, perché loro sperano che sarà così, che quando la Siria e il paese uscirà da questa guerra e quindi sarà da ricostruire, questo compito deve essere affidato ai giovani, deve essere affidato ai ragazzi e per questo motivo loro devono poter studiare. Quindi, in una maniera che sembra a noi magari paradossale, in un posto dove non ci sono più negozi, non ci sono più fabbriche, non ci sono le case, viene tenuta in piedi l'educazione. E questo è un atto di, come dire, di larga veduta, no? Di guardare avanti anche di grande speranza. E l'altra cosa che dà un po' l'idea anche del clima che c'è lì, nonostante la guerra, nonostante l'assedio di questo Stato islamico, che peraltro negli ultimi giorni ha messo anche una taglia sulla testa dei cristiani, una taglia di 500 dollari per ogni uomo del califfato che denuncia un cristiano passibile di essere una spia dei governi occidentali, per cui la delazione ormai dilaga, no? In tutto questo autoproclamato Stato islamico. L'altra cosa che mi ha fatto e che ci fa vedere come possa esistere ancora una forma di collaborazione bella e buona nonostante la guerra è questa. Il Gran Muftì di Aleppo, quindi l'alta, diciamo, autorità islamica della zona, era responsabile prima della guerra, anche durante la guerra, di un centro disabili di Aleppo, un centro che è stato distrutto dai bombardamenti e dall'assedio degli jihadisti. Ha chiesto ospitalità alla comunità cristiana, quindi al vescovo Abu Kazen, e l'unico centro disponibile, cioè l'unico posto dove questi disabili potevano essere accolti perché è sufficientemente grande e attrezzato ancora, nonostante tutto, era appunto un centro chiamato Gesù Operaio. Per cui Abu Kazen mi diceva che il Gran Muftì, con grande anche ironia, quando gli chiedevano dove andasse a lavorare tutte le mattine, rispondeva: vado da Gesù Operaio. Con anche un senso di ironia molto grande in una situazione difficile. Per cui un altro esempio di come la collaborazione, la solidarietà e anche la fratellanza tra religioni in un contesto così difficile è possibile.